Un saluto agli amici di Mitico Snake. Allora, ragazzi, in questo video parlerò nuovamente di modding e ROM custom. Era da un bel po' che non lo facevo, ma il soggetto di questo video è nuovamente il Samsung Galaxy Note 3. Sì, eccolo qua. Lo vedete qui tra le mie mani, un dispositivo del lontano 2013 che ancora oggi nel 2019, proprio grazie a modding, riesce a difendersi davvero molto molto bene. Quindi direi di non perdere altro tempo e di iniziare subito dopo la sigla. Dream about it. I sit alone in my room, drawing up pictures of blue skies. We've been apart for so. Ok ragazzi, sì, lo ammetto, nell'ultima settimana ero in astinenza di modding e mi sono messo lì su internet a cercare qualche ROM proprio per lui, ovvero il Galaxy Note 3. Ma non solo su internet, anche sul mio profilo Instagram vi avevo parlato sempre di lui, là dove stavo provando alcune ROM che avevo scaricato, fino a trovare quella là che veramente mi facesse funzionare l'intero dispositivo. E alcuni di voi mi hanno chiesto anche per quanto riguarda lui, ovvero il mio carissimo OnePlus 6. No ragazzi, questo qua modding non lo faccio, lo voglio tenere tale così com'è, in modo da sfruttare tutte le sue potenzialità, perché questo dispositivo per me, beh, il modding non gli serve, già va molto bene così. E devo dire che la OxygenOS, beh, non ha bisogno di essere moddata. Ma al di là del mio carissimo OnePlus 6, ritorniamo a lui, Galaxy Note 3. Allora, mi ero messo lì su internet, ovvero il più grande sito che tratta di modding, ovvero XDA Developer. Mi sono messo su di quel sito fino a quando non ho trovato una ROM che mi facesse funzionare l'intero dispositivo. La ROM in questione è la Resurrection Remix e, udite udite, Android 9 Pie. Finalmente una ROM che mi facesse funzionare l'intero telefono, ma soprattutto che mi facesse funzionare anche il modulo SIM. Sì, perché le altre versioni che avevo provato, oltre alla 6.0.1 Marshmallow, quindi dall'Android 7.0 Nougat in poi, il modulo SIM, beh, qualsiasi ROM io installavo non funzionava. Ma devo dire che il lavoro che è stato fatto con questa Resurrection Remix con Android 9 Pie, beh, devo dire che funziona veramente tutto. Quindi non prendiamoci in chiacchiere, vediamo un po' quella che è questa ROM, ma non vi parlerò di tutta la ROM in generale, ma solo di quegli aspetti che a me hanno pienamente colpito. Una delle prime cose per quanto riguarda questa ROM al Galaxy Note 3 è stato lo sblocco con il viso. Sì, ok, lo sblocco attraverso il riconoscimento facciale non è fulmineo come OnePlus 6, ma riesce a fare davvero il suo lavoro. Quindi una volta che abbiamo impostato il riconoscimento facciale, beh, sì, bisogna attendere qualche secondo e lui sarà sbloccato. Ormai già lo sapete, la Resurrection Remix attraverso il suo menu di personalizzazione che ci ha abituato già dalle precedenti release, potevamo personalizzare l'interfaccia un po' come volevamo. Beh, l'interfaccia che va a cambiare partendo dalla barra di stato che mi ha consentito di attivare l'icona 4G a posto di LTE che ormai è medievale, come direbbe buon Otto Kliman, e mi ha consentito di personalizzare il nome dell'operatore che sì, ok, ho messo il nome del canale, ma al di là di questi particolari, all'interno troviamo anche un menu che riguardano i pulsanti. Beh, con questo menu di personalizzazione dei pulsanti mi ha consentito di disattivare i pulsanti fisici per passare alle gesture. Sì, ragazzi, avete capito bene. Anche sul Galaxy Note 3 posso utilizzare le gesture che tanto amo sul mio OnePlus 6 e sono proprio le stesse gesture che utilizzo su quel dispositivo. Per esempio, con uno swipe da basso e fermandomi al centro del display posso accedere al menu delle applicazioni recenti. Con uno swipe da basso verso l'alto posso tornare alla schermata della home, oppure con uno swipe dal basso verso l'alto o da destra o da sinistra possiamo tornare ad una pagina precedentemente aperta. Sì, devo dire che queste gesture a me fanno veramente molto comodo e non riesco a non utilizzarle. Quindi sì, è vero, mi sono abituato dopo un pochino di tempo, perché avendo lì i pulsanti fisici, beh, tentavo ad utilizzare i pulsanti. Ma al di là di questo, un'altra cosa che mi è piaciuta di questa ROM, beh, è l'animazione che ci sta sul pulsante volume. Sul pulsante volume
lo clicchiamo e voilà, guardate un po', oltre a comparire l'animazione del bilanciere del volume, premendo sul pulsante proprio su di quell'animazione possiamo aprire tutti i relativi menu che riguardano i volumi del dispositivo. E devo dire che questa animazione a me piace veramente molto, devo dire che gli sviluppatori ci hanno lavorato un pochino, ma è veramente molto molto bella sta cosa di queste ROM custom. No, sul mio OnePlus 6 non la metto, la tengo sul Note 3. Basta, andiamo avanti. Un altro menu che mi è piaciuto è quello che tratta il menu di spegnimento, che come potete vedere cambia rispetto alle precedenti release, che premendo il pulsante di riavvio possiamo riavviare il sistema, possiamo andare in recovery, lanciarlo in bootloader oppure riavviare la system UI, che questa opzione, ultima opzione, è veramente, beh, se nel caso la ROM dovesse andare per qualsiasi motivo in blocco, possiamo riavviare addirittura la System UI, che da quando sto utilizzando questo dispositivo con questa ROM difficilmente mi è capitato che si fosse bloccata. Beh, che dire ragazzi, io arrivo subito alle conclusioni di questa ROM installata sul Galaxy Note 3, che come potete vedere già sapete un dispositivo del 2013, come ho detto all'inizio di questo video, tramite il modding si difende davvero molto molto bene. Possiamo avere la possibilità di avere l'ultimo sistema operativo di Android anche su un dispositivo molto datato, e credetemi, su di questo hardware questa ROM fa veramente molto bene il suo lavoro. Se anche voi possedete ancora il Galaxy Note 3, qualsiasi variante essa sia, beh, qua in basso in descrizione vi lascio il link diretto ad XDA per poter leggere tutte le informazioni relative su di quella ROM, tutto quello che funziona, tutto quello che non funziona. Beh, quello che non funziona, beh, diciamo che io non ho trovato nulla che non funzionasse, perché funziona veramente tutto. Quindi se volete scaricarla, avviate in download, fate modding con il vostro Galaxy Note 3, portatelo a nuova vita. Un altro consiglio che vi do, che quando installate le Google App, vi lascio il link qua in basso in descrizione, recatevi al sito opengapps.org e cliccate e scaricate il seguente pacchetto con la piattaforma ARM versione Android 9.0 e pacchetto in versione nano, laddove potete avere tutte le applicazioni e tutti i servizi base delle applicazioni Google. Un'altra cosa prima di chiudere questo video, che se volete il controllo completo del dispositivo attraverso i permessi root, andate al sito LineageOS, vi lascio il link qua in basso in descrizione, e nell'ultima sezione in basso extra scaricate il primo pacchetto disponibile su ARM16 add-on. Una volta installato quel pacchetto potete avere i permessi root completi sul vostro dispositivo, quindi beh, se anche voi lo tenete, beh, passate subito al modding con quella ROM, perché ve lo straconsiglio e il dispositivo torna a nuova vita. Ok, io questo video lo chiudo qua. Se vi è piaciuto fatemelo sapere con un like, fatemi sapere qua in basso nei commenti cosa ne pensate, quindi aspetto di sapere la vostra. E eccola lì l'animazione che non manca mai, l'animazione che vi ricorda di iscrivervi al canale se ancora non l'avete fatto, attivare la famosissima campanellina delle notifiche per rimanere aggiornati sui miei prossimi video in uscita, ma soprattutto condividere questo video perché aiuta molto il canale, ma condividere questo video perché magari qualche vostro amico potrebbe avere il Galaxy Note 3 e potrebbe farci dei buon modding e riportarlo a nuova vita. Voglio ricordarvi che sono presente anche su Instagram, @mythicalsnake, link qua in basso in descrizione, ve lo ricorda l'animazione qua in basso. Che dire, io il video lo chiudo qua e noi ci vediamo con un prossimo video domenica prossima. Ciao! We'll be right back.
to say you move on and